Dopo l'annuncio del ministro Speranza è arrivato anche il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco. L'ok dell'AIFA alla terza dose riguarda soggetti con immunosoppressione grave in accordo alla valutazione del medico curante, quali ad esempio trapiantati oncologici dializzati oltre che gli anziani over 80 ricoverati nell'RSA. L'Abruzzo oramai ha una campagna vaccinale già rodata, i meccanismi sono ben oliati per cui siamo pronti. Non appena riceveremo le direttive dal commissario inizieremo a somministrare la terza dose, che sembrerebbe essere per, in questa prima fase, per i fragili, in particolare quelli con patologie del sistema immunitario, e quindi e poi a seguire tutti gli altri. Visto e considerato che i fragili hanno fatto la doppia dose con Pfizer o Moderna, si continuerà su questa linea? Sì, io credo che il vaccino sarà quello, insomma, adesso anche sul vaccino, sulle tipologie di vaccino, sugli switch possibili, le idee sono chiare, per cui non credo che ci saranno più novità da questo punto di vista. Quindi adesso, ripeto, bisogna prepararsi, non appena arriveranno le direttive e iniziare la somministrazione. Ovviamente ci sarà il grosso coinvolgimento dei medici di famiglia, delle farmacie e la regione, gli hub accompagneranno questa terza vaccinazione. Dovremo discutere la prossima settimana con l'assessore Verì un po' tutto il quadro da un punto di vista anche degli hub, per poi decidere con quanta forza le AS dovranno intervenire in questa terza dose. Se consideriamo la popolazione target abbiamo superato l'80%, siamo all'83%, quindi vuol dire che ci sono ancora molti ritardatari più che indecisi che in queste ore stanno venendo a vaccinarsi. Per quelli che sono Novax convinti, io dico sempre che noi abbiamo fatto di tutto per far capire l'importanza della vaccinazione. Oggi noi sappiamo con certezza che tutti quelli che sono ricoverati nei nostri ospedali sono non vaccinati o vaccinati con una sola dose, tutti quelli che sono in rianimazione sono non vaccinati o vaccinati con una sola dose. Io credo che questo sia utile e sufficiente per convincere la gente a vaccinarsi. Non c'è bisogno di prenotarsi, basta andare nei nostri hub direttamente e vaccinarsi, per cui insomma, mi sembra davvero che chi decide ancora di non vaccinarsi ha deciso di mettere, di autodeterminarsi anche da un punto di vista sanitario. Noi su quello credo che non possiamo fare niente di più, a meno che non interviene l'obbligo vaccinale da parte del governo e del Ministero della Salute. Allora a quel punto il discorso è diverso, ma noi davvero in Abruzzo abbiamo fatto tanto, tra l'altro siamo fra le prime regioni in Italia tra le dosi somministrate sulla popolazione, perché questo adesso è il dato che conta, e quindi insomma mi sembra davvero che stiamo facendo una buona campagna vaccinale.